Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. Si registrano altri 3 casi di contagio di coronavirus nell'isola, lo comunica l'unità di crisi regionale a fine mattinata. Si tratta di 2 cittadini di Cagliari e uno di Sardara. Uno dei pazienti cagliaritani di rientro da un viaggio si è messo tempestivamente in isolamento volontario al proprio domicilio senza entrare in contatto con nessuno. Negli altri 2 casi il contagio è avvenuto per contatto con uno dei pazienti risultati positivi in Sardegna e per contatto con un parente in soggiorno nell'isola proveniente da altra regione. Salgono dunque 11 casi in Sardegna dopo gli ultimi 2 di Quarto Sant'Elena e quello di Iglesias, segnalati ieri dall'unità di crisi regionale. Intanto si moltiplicano i dispositivi per tentare di arginare il contagio. Nei pronto soccorso sono stati allestiti pre-triage con percorsi separati per chi presenta sintomi riferibili al Covid-19. Dalla Protezione Civile arriva l'invito a tutti i cittadini di osservare le norme prescritte dal decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ripreso dall'ordinanza comunale del primo cittadino di Sassari, di non frequentare locali affollati, di mantenere la distanza di almeno 1 metro, di lavarsi spesso le mani e di non toccarsi la faccia quando si entra in contatto con altre persone. Intanto restano chiuse scuole e teatri, mentre vengono sanzionati i locali pubblici che non rispettano quanto disposto dallo Stato per arginare il contagio. Il coronavirus può essere curato, ma un sovraffollamento delle strutture sanitarie può mettere a rischio l'intero sistema. Nuove forniture di dispositivi di protezione individuale sono arrivati nell'isola e l'ATS provvederà a distribuirli sul territorio ai medici di base e ai pediatri di libera scelta attraverso i distretti sanitari. La Giunta regionale è intervenuta per rispondere alle esigenze dei medici che hanno rappresentato la difficoltà di reperire i dispositivi sul libero mercato. Medici di base, pediatri di libera scelta e guardie mediche, come medici di primo contatto, hanno un ruolo fondamentale nella macchina dell'emergenza Covid-19 e la loro sicurezza, così come la sicurezza di tutto il personale sanitario dell'isola, è una priorità. La Regione comunica di aver potenziato le dotazioni perché le strutture sanitarie siano pronte a rispondere a qualunque evenienza. Nuovi macchinari sono destinati dove necessario. Inoltre nell'isola è attualmente presente un numero adeguato di tamponi per testare i possibili casi sospetti di infezione da coronavirus. Intanto già da qualche giorno nel piazzale dell'ospedale civile in Viale Italia Sassari è stata sistemata una nuova tenda pre-triage più grande e gli operai dell'ufficio tecnico hanno tracciato i percorsi di accesso al pronto soccorso. La struttura è stata messa a disposizione della Protezione Civile da Sassari Soccorso a un'ampiezza di 60 metri quadri con una capacità di impiego di 16 posti letto. Prima di recarsi al pronto soccorso occorre contattare il numero 1500 messo a disposizione dal Ministero oltre al 118. Coronavirus, super lavoro anche per la polizia locale sassarese, controlli a tappeto, ieri notte e degli agenti, 11 le verifiche tra ristoranti, bar e circoli privati del territorio, da controllare l'effettivo rispetto delle norme sul contenimento del Covid-19, stabilite dal governo e ricordate dall'ordinanza del sindaco 2 giorni fa. Una sola denuncia, quella ai danni dell'esercente di un locale del centro, tra i più gettonati della clientela cittadina. Consumatori presenti pure questa notte, gomito a gomito e con una concentrazione tale da rendere difficile il movimento. Denunciato quindi il titolare del bar per violazione dell'articolo 650 del codice penale che comporta l'arresto fino a 3 mesi e una sanzione di 206 euro. La contestazione riguarda solo l'esercente e non i consumatori del locale e come previsto dalla legge non è appellabile. I controlli della polizia sono proseguiti in un ristorante della zona industriale che nonostante le segnalazioni non ha mostrato nessuna criticità e in altri esercizi sia nel centro città che in periferia. In tutti si è riscontrato l'adeguamento al decreto ministeriale con la giusta distanza tra avventori e personale. I primi peraltro quantificabili in poche unità o assenti del tutto, come nel caso delle discoteche sassaresi, tutte chiuse ad eccezione di una dove in ogni caso i clienti erano molto pochi. Il lavoro degli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianni Serra, andranno avanti per tutto il weekend.
Il problema coronavirus riguarda un po' tutti, anche i circoli privati a Sassari. Al mio fianco il consigliere comunale della Lega, Daniele Deiana, nonché proprietario di uno dei circoli più importanti di Sassari. Cosa avete deciso di fare per questa emergenza? Beh, io come presidente del Circolo di Iene, naturalmente avendo anche una licenza di intrattenimento e dunque potendo effettuare determinati tipi di attività all'interno del club, anche sentiti naturalmente i colleghi del SILB, praticamente delle altre discoteche di Sassari, degli altri locali pubblici di Sassari, si è deciso alla fine di non aprire, ma di non aprire perché comunque in questo momento non siamo pronti o preparati, io parlo almeno per quanto mi riguarda, non sono pronto o preparato per affrontare un'emergenza del genere, perché comunque nel momento in cui chiudono anche i locali notturni, le altre discoteche, mi ritroverei magari fuori all'esterno del club una situazione che non sono in grado io e il mio staff di gestire. Noi abbiamo delle responsabilità, perché comunque avendo delle strutture, dei locali che comunque completano molte persone, dovremo lavorare e sicuramente lavoreremo rispettando il DPCM con una capienza molto inferiore a quella prestabilita dalla legge. Rischi una denuncia penale secondo l'articolo 650 del codice penale, dunque c'è anche l'arresto fino a 3 anni e con un'ammenda che va da 200-250 euro, so ben, non mi ricordo l'esattezza della cifra, ma il problema non è quello, il problema è quello che andiamo a creare. Dunque secondo me c'è un fatto di responsabilità. Quindi questo fine settimana chiudiamo, ma ci organizziamo per i prossimi. Ma questo è poco ma sicuro, ci organizzeremo bene, daremo la possibilità, come ho già detto, a un centinaio di avventuri di soci del ciclo di potersi prenotare la serata e veramente cercheremo di divertirci, però stando in sicurezza, che è la cosa fondamentale per tutti. Nell'intento di contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sul tessuto socio-economico, il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna ha approvato un plafond di 75 milioni di euro per sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie e delle imprese, a fronte delle possibili difficoltà che a seconda dei casi si potrebbero generare nei prossimi mesi a causa della riduzione del volume d'affari o della instabilità dei posti di lavoro. Una misura definita straordinaria, Sardegna Fronte Comune, che prevede interventi chirografari di sostegno finanziario fino a 48 mesi. Con 12 di preammortamento e condizioni fortemente mitigate sia a favore delle piccole e medie imprese che dei piccoli operatori. È stato altresì previsto un focus ad hoc per il settore del turismo. Tutti gli interventi in questione saranno disponibili presso la rete dei 334 sportelli del Banco di Sardegna a partire dal prossimo 16 marzo. Per arginare la disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale, prende il via la prima campagna avviata dalla Coldiretti, Mangia Italiano, sia sul territorio nazionale che all'estero, per difendere l'economia e il lavoro e far conoscere i primati della più grande ricchezza del paese, quella enogastronomica. L'emergenza coronavirus sta mettendo a rischio l'intera filiera, dai campi agli scaffali, fino alla ristorazione che raggiunge in Italia una cifra di 538 miliardi di euro, pari al 25% del PIL, ed offre lavoro a quasi 4 milioni di persone. Secondo il presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini, serve un impegno delle autorità nazionali e comunitarie per fermare pratiche insensate che rischiano di far perdere quote di mercato importanti alle produzioni nazionali, per colpa di una concorrenza sleale che mira a screditare i prodotti dell'Italia che sono sani e garantiti come prima. La Coldiretti della Sardegna lancia anche un altro Mangia Sardo e la campagna non si ferma. Anche questa mattina in tutti i mercati di Campagna Amica della Sardegna sono stati proposti prodotti a chilometro zero, garantiti al 100% come provenienti dalle coltivazioni sarde. Sbloccato il lotto 4 della Sassari Olbia, la decisione è stata presa ieri a Cagliari nella riunione convocata dall'assessore Roberto Frongia nella sede dell'assessorato dei lavori pubblici con i vertici regionali di ANAS per fare chiarezza sulle situazioni delle principali opere viarie della Sardegna. Nell'incontro si è stabilita l'assegnazione ad un'impresa sarda dei nuovi lavori per la realizzazione del lotto 4 per il completamento della Sassari Olbia. Il cantiere era stato bloccato nel maggio 2018, quando l'ANAS aveva disposto una rescissione del contratto con l'impresa Grandi Lavori Fincosit, a causa dei gravi ritardi accumulati per lo svolgimento delle opere. L'assessore Frongia ha dichiarato che, insieme alla notizia positiva che riguarda lo sblocco di un'opera fondamentale per la Sardegna e la viabilità del nord, è motivo di soddisfazione anche il fatto che l'impresa che subentra sia sarda. Il finanziamento totale per il tracciato supera gli 81 milioni di euro ed ha una lunghezza di circa 9,5 km. Anche il presidente della regione, Cristian Solinas, ha commentato con positività il riavvio della realizzazione di un'importante arteria per l'isola, affermando che è la risposta concreta per un territorio che ha sopportato fin
fin troppi disagi e che da anni aspetta il completamento di un'opera fondamentale come la Sassari-Olbia. Abbiamo chiesto celerità e oggi possiamo finalmente guardare con positività un'opera ritenuta strategica per tutta la Sardegna. Entro aprile sarà aperto al traffico anche il lotto 2 per un tratto di 2 km. Nuova Capolino, ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Tornano i giocatori e il campionato, ma non il pubblico. Cornice surreale, causa coronavirus, stasera al Palaeor di Roma per il round 24 della Serie A di basket. In campo Dinamo e Virtus, entrambe motivate a invertire il trend negativo degli ultimi mesi. Capitolini a secco di vittorie da ben 8 giornate. Sassaresi sconfitti 4 volte su 5 tra Coppa e regular season. Roster terremotati, da arrivi e partenze. In casa bianco-blu, l'exit strategy di McLean e Gerrards, sostituiti da Colby e redivivo Jamie Smith. Rivoluzione tra le file della lupa cestistica. In fuga precauzionale dagli Zhe Yang Lions cinesi, ecco Corey Webster, play guardia classe 1988 e top scorer ai mondiali con la Nuova Zelanda. Jalen Berford invece diserta dall'ormai retrocesso Vuelle Pesaro col bagaglio di 16 punti di media. Pozzecco suona alla carica, i suoi paiono smarriti, in ritardo alla prima palla a due nelle volate. Il coach punta il dito sulla difesa, in deficit frequente, soprattutto nel primo tempo di Champions con San Paolo Burgos. Retroguardia da riregistrare quindi per il Poz, che predica marcatura stretta e ranghi compatti. Da più parti ci si chiede però come conciliare le esigenze agonistiche delle tante competizioni, professionali e non, fatte di sudore e contatto fisico, con il decreto governativo che stabilisce un metro di distanza tra le persone. Mentre tutto sembra fermarsi, lo sport va pericolosamente avanti. Street, azienda leader in Sardegna nel noleggio camion vela. Pubblicizza la tua azienda. Credito d'imposta fino al 75%. Progetta il tuo successo. Nuova gestione a Sassari, Bianco Candore. Lavasecco, tintoria, stireria, lavaggi di tutto ad acqua e a secco. Servizio gratuito di ritiro e consegna in città. Bianco Candore, lavasecco, tintoria. Offerta lancio, 3 trapunte e piumoni matrimoniali, anche piuma d'oca, lavati e stirati, 35 euro. Camicie lavate e stirate, a 2,50 euro ciascuna. Bianco Candore, via Zanfarino 13, Sassari. Telefono 377 38 66 849.